Sono 19 le imprese che collaboreranno, capeggiate dalla Camera di Commercio Italo-Francese, che hanno scelto di investire a Napoli per la prima volta per portare questo nuovo modello. Conosco Napoli da 30 anni a titolo personale, però vedo che costruire questo centro di empatia, di educazione, di coraggio dentro questo quartiere è un fiore nel deserto che si crea. Sottoscritto questa mattina un accordo pluriennale tra la Camera di Commercio Francia-Italia, il Comune di Napoli e la Fondazione Focus per la realizzazione di progetti sociali e culturali orientati a migliorare la qualità della vita nell'area dei quartieri spagnoli. La Camera di Commercio francese in Italia, che rappresenta quasi 2.000 aziende presenti nel territorio, no? Per quasi 250.000 posti di lavoro, noi siamo veramente orgogliosi e fiero di partecipare, modestamente, partecipare a questo progetto bellissimo, unico in Italia. Quindi, spagnolo, il quartiere spagnolo, quindi e in Italia mancava il francese, no? Mi sembra. Quindi noi portiamo le nostre aziende, quella Camera di Commercio francese, a 37 grandi gruppi presenti, e questi grandi gruppi vengono a portare il loro savoir-faire, il loro contributo non solo economico, ma anche di professionalità. Questo è l'elemento fondamentale. L'accordo prevede la commistione fra impresa privata e organizzazioni di utilità sociale per la realizzazione di attività di volontariato, donazioni, raccolte di fondi, webinar formativi e percorsi di educazione ambientale rivolti ai bambini e agli adulti. Focus è un'eccellenza perché ha portato a Napoli, nei quartieri spagnoli, un mondo europeo, come possiamo dire, una dimensione europea di fare scuola, di fare sociale, e quindi io sono qua oggi proprio perché è importante replicare questo metodo con tantissimi altri progetti sociali, perché ci danno la possibilità non solo di migliorare i nostri quartieri, ma di rendere autonomi una serie di realtà che si autosostengono con la presenza di partner internazionali. Questo è un quartiere importante per la città perché rappresenta un po' l'anima della città, con la sua grande presenza popolare, anche con le sue grandi difficoltà, però proprio al centro della città. Questa iniziativa con tutti i bambini, i ragazzini che partecipano su un tema importante, quello della sostenibilità ambientale, ci fa veramente piacere. Anche il partenariato con grandi gruppi internazionali è un modo veramente per sostenere anche con capitali privati queste azioni di divulgazione e di promozione culturale e sociale di cui Napoli ha tanto bisogno.